Cari amici, come ampiamente prevedibile dalle vicende di queste 2 settimane, si è aperta la crisi di governo a livello nazionale. È stato sciolto il Parlamento da Mattarella, è stata decisa la data del voto per il 25 settembre. Il primo risultato di questa vicenda politica sconcertante è la perdita di dignità e di credibilità dell'Italia sul piano internazionale. Per l'ennesima volta l'Italia si presenta come un paese del tutto inaffidabile, preda di turbulenze politiche, di vicende partitiche sconcertanti, con governi che non riescono a stare in piedi più di un anno e mezzo. È qualcosa davvero di umiliante per il nostro paese. Per l'ennesima volta l'immagine che l'Italia ha dato di sé nel mondo è l'immagine di un grande circo equestre. Nessuno sarà in grado di capire come sia possibile che un Presidente del Consiglio che riceve il voto di fiducia venga alla fine costretto alle dimissioni perché le forze politiche della maggioranza, chi più chi meno, non danno la fiducia. La responsabilità di questa vicenda e di questa crisi è dei 5 Stelle, della Lega e di Forza Italia. 5 Stelle. I 5 Stelle hanno fatto qualcosa di sconcertante. Credo che si debba dare una sola risposta a Conte. Conte ha detto: ci hanno messo alla porta. Questa è una mistificazione. Se c'è una cosa che Draghi ha ripetuto con chiarezza in queste 2 o 3 settimane è la sua intenzione di non dare vita ad un governo senza il consenso dei 5 Stelle. Lo ha ripetuto 10 volte, anzi. Pur avendo avuto la fiducia al Senato, siccome i 5 Stelle non avevano partecipato al voto, ha deciso comunque di rassegnare le dimissioni. Per quanto riguarda il Covid, stiamo registrando una specie di stabilizzazione dei contagi. Non abbiamo particolari sofferenze nelle terapie intensive. Speriamo di aver raggiunto il picco di questa esplosione estiva di Covid. Ovviamente siamo impegnati a sostenere le misure necessarie per far fronte al Covid quotidianamente, senza distrarci. Ovviamente il problema dovrà essere poi verificato alla ripresa. Arriverà questo nuovo vaccino, speriamo, non abbiamo nessuna certezza dei tempi, intanto andiamoci a fare la quarta dose, soprattutto per chi non ha fatto neanche le dosi precedenti. Ma insomma, stiamo cercando di mantenere la presa su questo problema rispetto al quale non dobbiamo distrarci. Però è chiaro che dopo la stagione turistica, con tanti eventi, con tanti milioni di persone che arrivano qui in Campania, dovremo mettere nel conto anche una qualche ripresa di contagio. Non c'è da drammatizzare. Siamo preparati, siamo pronti ad ogni emergenza. Cerchiamo però di essere prudenti e responsabili con l'uso della mascherina, con l'igiene personale e senza sottovalutare i pericoli, perché molto spesso anche chi viene oggi contagiato non ha grandi problemi. Un po' di mal di gola, un po' di raffreddore, un po' di febbricola, ma dipende da organismo a organismo. Ci sono anche casi di Covid che sono maledettamente pesanti. Pesanti. Grazie a Dio, molto limitati. Ma nessuno è garantito che un eventuale contagio sia
banale. Per questo manteniamo il massimo di prudenza.